Se lo Stadio dei Marmi fosse il Teatro Ariston e la Carrarese il Festival di Sanremo, la parte di Gianni Morandi sarebbe interpretata da Corrado Orrico e quella di Roberto Vecchioni da Nelso Ricci. Una settimana fa, infatti, il maestro di Volpara, proprio dai teleschermi di Teletoscana Nord, ha indicato nel corpulento direttore generale l'uomo che farà uscire la Carrarese dalla lunga notte dei campionati di seconda divisione. Dopo Carrarese Chieti si è però capito che ha da passare a nuttata. Gli azzurri, nonostante il pareggio raggiunto in extremis, sono ora distanti 5 punti dalla capolista Carpi, che ha battuto in trasferta l'Aquila. Gli uomini di Francesco Monaco, nonostante l'assenza del capocannoniere del campionato Ibra Gaeta, partono con il piglio giusto, piazzati con un 4-3-3 più spumeggiante del rigido ma ordinato 4-4-2 del Chieti. Al 16° il tiro dalla distanza di Corrent termina alto sopra la traversa. Bisogna aspettare 5 minuti per vedere la reazione degli ospiti, con l'incursione di Buttazzoni che va a sbattere nella difesa azzurra. Al 22° ancora Corrent per gli azzurri conclude dal limite, ma la palla viene deviata in corner. Al 27° è Benassi il migliore in campo a servire un traversone per Giovinco, che manca la conclusione. Poi arriva Pera, ma il suo tiro termina fuori. Ancora 5 minuti e Giovinco serve Cori, che viene tamponato dalla difesa avversaria. Il pallone arriva a Vannucci, che però spara a lato. Al 40° si rifà vivo il Chieti, conclusione dal limite di Buttazzoli, para Gazzoli. Il primo tempo si chiude con un tiro dalla tre quarti di Sabatini, su cui Gazzoli interviene in due tempi. Nella ripresa il Chieti cambia maglia, si tinge di verde e lo diventa molto più dello Stadio dei Marmi, il cui manto è sempre più sconnesso. Al secondo il portiere Bifulco smanaccia una punizione di Corrent. Al quinto un'altra punizione, questa volta battuta da Giovinco, termina di poco alta. Dall'Aquila arrivano le notizie di un temporaneo vantaggio dei padroni di casa e Monaco prova a giocarsi il tutto per tentare l'aggancio. Al 18° Merini sostituisce Vigiani, dando vita a un esagerato 4-2-4 che la squadra non regge. Due fuochi di paglia si hanno al 20° con una conclusione dalla distanza di Mariotti e al 21° con una sponda di Cori per Pera, il cui tiro viene parato da Bifulco. Nella prima vera occasione della ripresa il Chieti passa però in vantaggio. Al 22° dopo un'azione prolungata Fiore serve Sabatini, che da centroarea la mette in fondo al sacco. 1-0 per gli ospiti. La Carrarese tenta di reagire. Al 28° pur in svantaggio Monaco è costretto a tornare sui suoi passi, togliendo un attaccante Pera e inserendo un centrocampista Orlandi. La squadra, tornata al 4-3-3, riprende a girare. Al 33° punizione di Vannucci, bella parata di Bifulco. Al 44° ancora Vannucci prova una conclusione dalla tre quarti, ma la palla termina alle stelle. Un minuto più tardi però Benassi raccoglie a centroarea una palla al termine di un'azione prolungata e la mette dentro, 1-1. A quel punto gli azzurri si riversano nella metà campo avversaria e riescono a creare una nuova palla gol con Giovinco, che cade in area al 93°, ma l'arbitro lascia correre. Finisce qua Carrarese Chieti 1-1. Chiamami ancora amore, dice Nelso Ricci. Questa nottata prima o poi dovrà pur finire, ma ci vorrà ancora un po' di tempo, soprattutto dopo la rimonta contestata del Carpi all'Aquila.